sostanzialmente l'anatomia nell'arte nasce, si dice, nel Rinascimento, e forse il primo, si è sempre detto che il primo che introduce il ruolo dell'anatomia dell'arte è Leonardo da Vinci. Io ho sempre un momento di freno a questa affermazione, perché intanto Leonardo, nonostante quella mitologia leonardesca che ce lo vuole far vedere come una sorta di extraterrestre piombato improvvisamente, non è così. Nasce all'interno di uno sviluppo culturale e ha dei predecessori e delle persone che gli vengono dietro. Poi Leonardo è uno che fa scuola, è uno che non ha nessuna intenzione di essere, anche lì ce lo fanno vedere un po' come una persona che si tiene tutti i suoi disegni nascosti, ma non è vero assolutamente, ce lo fanno vedere come un autodidatta che ha imparato tutto da sé, non è vero, ha avuto delle scuole, ma la cosa che mi colpisce più di tutto è che secondo me colui che porta l'anatomia a pieno diritto nell'arte non è Leonardo, è Michelangelo. E io, pensando di potervi tormentare per 6 ore filate, avevo messo sul desktop anche un altro file riguardante proprio Michelangelo, che ovviamente non farò tempo nemmeno a far vedere questo, ma però ecco, per Leonardo è un'altra cosa. Leonardo non ha tutto questo interesse per la rappresentazione, per la pittura, per la rappresentazione. Per lui l'arte è importante, ma è importante la ricerca. Adesso noi vedremo delle cose tratte, essenzialmente quando parli di Leonardo fai riferimento al libro di pittura, al codice A e al codice B che sono state pubblicati. Vado avanti. Che sono stati pubblicati fra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento da Sabatnikov. E lì ci fermiamo, perché però ecco, quelli erano tutti fogli in cui lui lavora sì sulla figura, ma lavora moltissimo su cose che al pittore non interessano. Forse è più fisiologo che in questo mondo dove universitario, dove ora facciamo tutti i gruppi scientifico disciplinari, forse era più del gruppo scientifico disciplinare di fisiologia che non d'anatomia, mentre Leonardo è un morfologo puro, ma Michelangelo è un morfologo puro. Per lui viceversa la cosa fondamentale è cercare di capire. Ma perché capire? Per curiosità fredda, cattiva, arida, tutt'altro. E di questo, tutt'altro, ecco, io vorrei alla fine di tutto il mio discorso dimostrare questo. E la cosa che mi ha colpito è stato che c'è una lettera, una dedica con cui D'Annunzio manda il libro che contiene le figure del manuale A, a un amico, al medico Giovanni Nesti, e gli dice, glielo dedica, gli fa la dedica, gli dice come in verità non vi sia nel mondo se non un tempio, quello dove abita la nostra anima. E vuol dire, D'Annunzio non è che fosse così sensibile a determinate, se l'ha sentito. Però senz'altro con Leonardo la dissezione, fare notomia, dice lui, ma anatomia, anatemno, è dissezione.
fare dissezione entra a piena dignità, acquista dignità. Dice perché, anche lì diciamo tutti, fare dissezione nel Medioevo non si poteva. Non è vero, non è vero affatto. Noi sappiamo che la prima dissezione viene fatta, la prima dissezione sicura viene fatta nel 1303 a scopo medico legale a Bologna, ma poi Mondino de Liuzzi è anatomico vero, introduce la dissezione come pratica sistematica e siamo nel 300. Non è vero che non vi fosse quella che veniva chiamata la pratica dei corpi prima. C'erano delle limitazioni, ma erano molto limitazioni che avevano molte spiegazioni, alcune le vedremo. In questa immagine, che è presa dall'edizione di Giovanni da Chetam, un libro d'anatomia, si vede però come veniva fatta. Noi abbiamo il professore, il lector, che sta in cattedra, non lo guarda nemmeno il corpo, sta lontano, parla e parla dell'anatomia da Aristotele. Poi c'è il demonstrator, che è quello con la bacchetta sulla sinistra dell'immagine, che è quello che cerca di indicare quello che il professore sta dicendo, cercando d'arrangiarsi perché il professore parla senza guardare il corpo. E poi c'è il sector, che è quello col coltello in mano, e lui è un tecnico, sarebbe il tecnico di sala. Ma questo è la realtà. Allora, questa è la tomba di Mondino de Liuzzi a Bologna. In realtà non è la tomba sua, è poi in condominio, perché c'è suo zio Liuzzo e poi sotto c'è lui. Però se lo guardate, anche lì una lezione d'anatomia, qui il corpo manca. Qui c'è una persona, il professore, che parla, e se ricordate la mano parlante, la chiama Chiara Frugoni, no? La mano parlante che indica. Lì c'è una persona che insegna e comanda con l'indice in questa maniera, e gli altri che guardano sui libri, ma qui non c'è. La cosa che cambia è quando andate a Berengario da Carpi. C'è un salto di neanche 100 anni. Allora, se guardate qui, c'è una cosa diversa, cioè c'è il professore che è sceso dalla cattedra. Qui è allo stesso livello e non legge niente, non ha davanti un tavolino, ha davanti il cadavere. Lui ora sta lavorando, parlando di quello che vede sul cadavere. Sì, vabbè, ma allora dobbiamo studiare su dei libri. È difficile studiare su dei libri, e soprattutto gli artisti, non i medici. Lo studio della morfologia non nasce con i medici, nasce con gli artisti. A Firenze c'è la bottega del pollaiolo dove Leonardo va a studiare, e va a studiare perché suo padre, non legittimo, ma suo padre è un notaio e paga fior di soldi perché lui ci vada a studiare, e dà garanzie economiche importanti perché lui ci vada a studiare. Non era mica facile studiare, andare a bottega da uno come pollaiolo. Lui suggerisce una cosa importante ai suoi studenti, di andare nei bagni pubblici per vedere la gente spogliata che va a fare bagno. Non suggerisce, non ne avrebbe la competenza di fare dissezione, non ne avrebbe la competenza, non fa dissezioni, però suggerisce comunque di partire dall'osservazione del corpo. E Leonardo, che è un allievo di Pollaiolo, scrive una cosa nel suo De Pittura, scrive una cosa che è bellissima. E dice,
è necessario, bono membificatore, cioè se, se uno deve fare, è necessario sapere l'anatomia dei nervi. Ora lui c'è una cosa che ha ingenerato sempre pasticcio, perché lui chiama nervi i tendini e i nervi veri, quelli che noi chiamiamo nervi, invece lui li chiamerà corde forate, perché pensa che l'impulso nervoso corra in corde forate, ma nervi per lui sono tendini. Ecco, dice, devi conoscerli i muscoli, se no, dice, e fare soltanto forse qual nervo e muscolo è di tal movimento cagione, e solo far quelli evidenti, cioè devi rappresentare il movimento tramite la contrazione dei muscoli giusti. Non puoi fare un movimento contraendo tutto, perché altrimenti, dice, come molti fanno, che per parere grandi segnatori fanno i loro nudi legnosi e senza grazia, che paiono a vederli un sacco di noci, ovvero un fascio di ravani più presto. Quindi proprio, e se vado a guardare, questo è una battaglia di nudi della scuola del pollaiolo, se la vado a vedere qui veramente, questi sono veramente dei sacchi di noci, proprio di anatomia non c'è nulla, cioè fanno una sagoma e un sacco di bozzi tutto intorno. Lui no, lui lavora guardando, facendo dissezione, piccola parentesi, facendo dissezione, adesso io non voglio dare, cerco di non dare fastidio a nessuno dal punto di vista anche, però non era una cosa molto facile, non c'erano frigoriferi, stavi più giorni sullo stesso corpo procedendo, gli strumenti non c'era mica l'acciaio inossidabile, dico, per cui era un bel problema tutto questo. Ma comunque, noi vediamo qui una rappresentazione della spalla. A me una cosa interessa. Lui rappresenta il muscolo grande pettorale e tra l'altro lo rappresenta in varie posizioni e guardate, anche vista dall'alto. Questa è una cosa che trovate in Michelangelo, ma non la trovate in Leonardo, ma non la trovate in Michelangelo, non la trovate in quasi nessun altro. La trovate oggi nei libri per gli studenti. Visione dall'avanti, visione da dietro, visione dall'alto. Lui è, secondo me, veramente un universitario. È veramente uno che fa didattica e ricerca, ma didattica. E il fatto che faccia didattica è così vero che troveremo dopo, io ho riempito di roba scritta da lui, perché le dice le cose, sia pure le dice scrivendo al rovescio, ma non si sa nemmeno perché lo facesse poi, perché era perfettamente in grado di scrivere per bene quella lettera, e scrive a Ludovico il Moro, è scritta bellissima, in forma perfetta e con calligrafia chiarissima. La lettera che le cose, gli appunti che scrive, li scrive al rovescio, che li dovete leggere allo specchio, quindi diventa, ma perché? Tra l'altro scrive, non si sa perché, perché tra l'altro scrive una cosa, sono appunti per sé, però la cosa che scrive a un certo punto è che chi non divide le proprie nozioni con gli altri è colpevole di avarizia. Assolutamente, le cose sono fatte per essere mostrate, per essere condivise. Non ci deve essere il tenermi la mia competenza per me. Dicevo, quella immagine che è veramente dal libro di testo, se guardate, il muscolo non è rappresentato come una lamina, è rappresentato come dei cordoni. Adesso, se vi dà fastidio vedere i muscoli veri, me lo dite. Allora, questi sono muscoli veri, sono i muscoli della spalla, questo è il muscolo grande pettorale, però noi agli studenti glielo facciamo vedere così,
per fargli capire la funzione, per fargli capire la biomeccanica. Glielo facciamo vedere come corde, la stessa cosa che fa lui. E lui suggerisce addirittura di rappresentare i muscoli quando si fa, prima di fare la gettata in bronzo, come delle corde di rame ricotto. E poi di vedere quali parti si tendono prima di fare poi il modello. E questo è una strana cosa, perché è un disegno degli ultimi anni della sua vita. Lui aveva già avuto un ictus, probabilmente era nel periodo francese, poco tempo prima che morisse. Si dice che questo è un errore pieno d'errori, perché guardate, la colonna è fatta male e perché il muscolo trapezio non si attacca così. No, non è un errore, è un appunto che lui si butta per sé, perché lui rappresenta a cordoni le cose, sono appunti che fa per sé. Poi fra l'altro, siccome la carta costa, li gratta e ci riscrive sopra. E allora tante cose le tiriamo fuori come fotografia agli ultravioletti, non le possiamo tirar fuori come dobbiamo andare a guardare e tirar fuori la fotografia agli ultravioletti di quello che c'era prima che lo grattasse e ci riscrivesse sopra. La cosa, dice, perché fa questi disegni così? Lo dice bene, dice sì, guarda, di pure che sarebbe meglio farla l'anatomia, certo, cioè, ma io soltanto per fare le figure di questo foglio, questo è uno dei fogli di Windsor, per fare una sola di queste figure ho dovuto fare 10 corpi, prendere 10 corpi, disfarli tutti, andare a guardare, tu non ne hai né il tempo, né la competenza, né la pazienza, quindi a questo punto guarda le mie figure, perché con la figura dico più che non parlando. Questo è come ragiona chi fa un libro di testo. Tutt'altro che un avaro intellettuale. Ora veniamo allo scheletro. Veniamo allo scheletro. Lo scheletro creava dei problemi, perché c'è la famosa bolla di Bonifacio VIII che vietava di separare le ossa dalla carne. È stato detto che era una cosa oscurantista per impedire. No, non era questo. C'era un altro motivo. Il motivo era che quando una persona moriva lontano da casa, si voleva riportarlo a casa a tutti i modi. Allora si faceva a pezzi, si bolliva. Questo è quello che fecero per esempio per Luigi IX quando morì in Africa. Si faceva a pezzi, gli toglieva il cuore si metteva sotto sale. Poi si faceva a pezzi, si bolliva, si tiravano fuori le ossa dopo la bollitura e il resto si buttava. Ed era una pratica di una brutalità senza fine. Quindi questo, dice, questo non lo fate. Io non la trovo una cosa così... Tanto che lui a Roma, lo dice lui, può fare, sotto Giuliano de' Medici, può fare tranquillamente 30 dissezioni. E se smette, smette perché lo accusa, ma poi lo assolvono, lo accusa un tedesco, Tommaso degli Specchi, per semplice invidia accademica. Lo accusa di fare cose strane con i cadaveri, ma lui è libero di farlo. Ed è libero di farlo mentre sta a Roma. Allora, questo è un cranio. Guardate cosa fa lui. Apre il cranio e guarda dentro. A un pittore questo cosa interessa? A uno scultore cosa interessa? Nulla. Lui va a guardare e intuisce perfettamente, guardate, questo è il cranio visto in tre quarti, visto così, di sbieco, è stata demolita questa parte qui e vedete le tre fosse che lui rappresenta perfettamente.
introduce una cosa per la prima volta, introduce l'ombreggiatura. Non c'è l'ombreggiatura, l'ombreggiatura a tratto qui non c'è, non c'è da nessuna parte prima di lui. È il primo a introdurre l'ombreggiatura nel disegno anatomico, ovviamente. Ma questo, l'interno del cranio, non è un lavoro di pittura. Guardate un'altra cosa, lui studia, dice, come mai la testa può rimanere in equilibrio senza sforzo? Perché la faccia, veniva chiamato massiccio facciale, è tutt'altro che massiccio, dice, è leggero e poroso, e lo va ad aprire e capisce come il seno mascellare e l'orbita siano divisi da una parete sottile. È il primo a parlarne, questo è nella realtà il seno mascellare e l'orbita che sono divisi da una parete sottile. Anche questo che utilità ha dal punto di vista della rappresentazione? Nessuno. Vado veloce, questa è la colonna vertebrale, vuol dire che evidentemente è arrivata fino... Per fare quei preparati di osso ci vuole un bel po' di tempo, eh? Non è che sia devi eliminare tutto il resto, quindi ugualmente per quanto riguarda l'apparato cardiocircolatorio, il cuore guardate, lui lo rappresenta dall'avanti, da dietro, rappresenta i vasi coronarici, poi lo apre in sezione a vari livelli e poi evidenziando il setto fra i due ventricoli, aperto. Questo è il modo di disegnare delle illustrazioni di un libro d'anatomia. E se noi andiamo a guardare il cuore nella realtà, noi vediamo esattamente il cuore dall'avanti, vediamo il cuore, quindi lui l'ha aperto. Ma questo che interesse ha dal punto di vista pittorico? Una piccola cosa interessante, se aprite il cuore e dentro nel ventricolo destro vedete questo piccolo fascetto dell'apparato di conduzione, quello si chiama fascio moderatore di Leonardo da Vinci, lo continuiamo a chiamare oggi nel 2019 fascio di Leonardo da Vinci. L'apparato genito urinario, l'apparato digerente, lui... andando veloce, lui riesce a capire e a dimostrare con la figura, io questa figura qui la uso oggi 2019 per fare capire agli studenti di medicina che il duodeno va indietro e in basso, perché qui si capisce che il canale che viene fuori dallo stomaco fa questo percorso indietro e in basso, perché è disegnato bene. Qui non lo capite, vi toccherebbe seguirlo che va indietro e in basso, lo capite peggio. Di solito ci gabellano Leonardo come persona fredda, cattiva, che fa, non gliene importa nulla, squarta, uccide, divide. Qualcuno l'accusa di avere aperto cadaveri, cioè aperto soggetti ancora vivi, di aver fatto vivisezione, ma non è vero. Intanto Vasari ci dice che era bello, elegante, sempre sorridente e che con l'aria sua, quando entrava in una stanza, rasserenava gli animi. Questo non è un uomo tenebroso, preso tutto così. Poi guardate cosa scrive. Dice, sì, se tu, parlando dell'anatomia, dice, se ti piace farla, forse sarai impedito dallo stomaco. Fa schifo. Accidenti se fa schifo, fa schifo oggi che lavori col frigorifero, figurati dove non c'era nemmeno 20 ma non c'era nemmeno 4. Se no avrai paura, con l'abitare nei tempi notturni in compagnia di morti squartati, scorticati e spaventevoli. Questa è una persona assolutamente normale, non c'ha proprio niente di... del tormentato. È crudele. Guardate a proposito di tempio dell'anima, dice, sì, tu dici che io sono cattivo perché distruggo i corpi, li disfo, ma in realtà la cosa nefandissima sarebbe
il corpo non è nulla rispetto all'anima che in tale architettura abita. E veramente quale essa sia, ella è cosa divina, sicché lasciala abitare nella sua opera. Cioè, questo è una profonda religione, è un atto di profonda religione, veramente in senso... Un'altra cosa, ancora rapidamente, studia il sistema nervoso, sì, ne capisce le cavità liquorali, ma la cosa, ne capisce i nervi cranici, ma la cosa che mi interessa, guardate qui i nervi cranici, i rami del trigemino, il glosso faringeo, il vago, che sono esattamente corretti come... Ma per fare un'immagine di questo genere, in dissezione, ci vogliono 2 giorni. 2 giorni, con un tecnico bravo però. 2 giorni. Studia l'arto inferiore e tra l'altro lo paragona con l'animale, vedete? Questo è il cavallo. E la cosa che nota è come... sempre l'attenzione alla funzione, il muscolo più potente è il grande gluteo, non ha la nomenclatura, questo no, non ha la nomenclatura anatomica, intanto per avere una vera nomenclatura biomedica dobbiamo aspettare ai primi 900, lui non ce l'ha, lui dirà che la parte più potente, il muscolo più potente sono le natiche. Non esiste il termine grande gluteo, non esiste, esisterà più tardi. Una cosa mi interessa, studia i plessi nervosi e li descrive benissimo. Guardate i nervi dell'arto inferiore tirati fuori nella realtà per dissezione, questa è la figura che va sui libri. Sono riprodotti alla perfezione. Questo invece è un esempio di quello che si diceva. Questa è un'immagine in cui sul foglio non lo vedete, però se fate la foto a ultravioletti vedete questo disegnino qui. Questa è la prima volta al mondo che è stato rappresentato il plesso brachiale, cioè la rete nervosa che innerva l'arto superiore. Lui la rappresenta perfettamente, da un punto di vista anatomico la rappresentazione è perfetta perché questo è il plesso nella realtà, questa no è l'arteria succlavia, ma questo qui è il plesso nella sua assoluta realtà, la rappresenta perfettamente. Poi la gratta via perché la carta gli serve ad altro. Quelli sono gli appunti che lui si fa. Una piccola annotazione, questa mi dispiace, vi chiedo scusa, ma ve la voglio dire. Ci sono 2 cose che sono molto mie. E una di queste è l'immagine dell'occhio. Si dice di solito che lui dell'occhio non ha capito niente. Cioè, per dire la verità, è la prima volta che una persona parla di nervo ottico al mondo. Lui parla di un nervo ottico, anche se dice che i nervi sono corde forate, ma però parla di nervo ottico. Le fa arrivare a queste sorta di 3 bozzi, vesciche, non si sa che sono. Allora dice non ha capito nulla, non è vero. In questo... Se voi prendete nella Divina Commedia, quando Dante riprende la vista dopo che si è abbagliato guardando Giovanni, piano piano gli ritorna la vista e dice come per potrò dimenticare la cosa, come per lume e come al lume acuto si dissonna. Per lo splendor che va, per lo spirito visivo che ricorre allo splendor che va di gonna in gonna, cioè lo spirito visivo che sta nel mio cervello ricorre, va incontro allo splendore che passa tramite le tuniche dell'occhio.
e lo svegliato, quel che vede aborre, si innescia, cioè non lo capisce, ne rimane stonato, si innescia la subita vigilia finché la stimativa non soccorre. Aristotele, questa è la stimativa, la facoltà stimativa che risiede nel cervello e che va incontro alla sensazione. Questo è un po' lungo, però c'è il discorso dei muscoli che sono corde forate, i nervi che sono corde forate, obbediscono e ti dice i tendini, i muscoli servono alle corde, cioè servono ai nervi, come i soldati ai condottieri. I nervi servono al senso comune. Il senso comune è la corteccia cerebrale, possiamo dire oggi. Ok, la corteccia cerebrale. Come i condottieri al capitano. E il senso comune serve all'anima, come il capitano serve al suo signore. Il senso comune è la sedia dell'anima. Non è l'anima. Questa è un'immagine del Cinquecento, ma ti fa vedere i nervi che inviano al senso comune, e al senso comune arrivano le facoltà che servono per interpretare. Sembra una stupidaggine, lo è molto meno di quanto sembri, se interpretiamo senso comune come la corteccia sensitiva. Questa è la pietà di cui il professor Polenghi ci ha fatto vedere prima la riproduzione, molto bella fra l'altro. Per capire cosa significa anatomia, che non è fotografia, è giustissimo, l'avrei abbracciato quando l'ha detto, perché per capire cosa significa l'anatomia non è fotografia. Guardate Maria. È una bambina. Guardate il Cristo morto, è un adulto. Come può essere che lei sia la madre di lui? Non può essere. Questa è la visione. È la visione e l'accettazione. E la mano sinistra di Maria, se la guardate, adesso qui non si vede, la vedevate prima in quella riproduzione. La mano sinistra ha il palmo rivolto verso l'alto, la mano destra sorregge il corpo del figlio, la mano sinistra il palmo rivolto verso l'alto. Questa è la visione della bambina che dice Ecce Ancilla Domini. Questo non è e questa foto qui, io ve la faccio vedere e qui chiudo, giuro, perché dopo ci sarebbe tutto Michelangelo e non passa. Però questa foto qui io ce l'ho, siccome la devo alla gentilezza del professor Paolucci, che è una splendida persona, questo è un dettaglio del viso di Maria. Ecco, io questa ce l'ho sopra la scrivania in istituto, perché non so capire se può esistere qualcosa di più bello di questo. Quando salì in San Pietro, ebbi la fortuna, ripeto, di poter salire sul ponteggio e per fare delle valutazioni antropometriche sulla statua, sono salito, quando me la sono trovata davanti sono rimasto così. La cosa graziosa è stato che dei due ragazzotti che portavano il ponteggio, lo montavano così, uno di questi mi ha tirato per il pantalone e mi ha detto: te l'ha fatta anche a te, eh? Perché evidentemente, ed è quello che si diceva, l'arte, no? L'arte che ti parla comunque ti parla una cosa del genere, cioè come fa a non parlarti una cosa del genere?